Il suo nome è Matteo Meletti, ha frequentato con profitto il liceo artistico a Fano e da subito il suo talento naturale per la pittura si è manifestato in tutta la sua potenzialità, colpendo educatori, insegnanti di sostegno e curriculari. Ora che ha terminato il percorso scolastico, i riconoscimenti delle sue opere sono arrivati anche a livello nazionale, in diverse mostre ed esposizioni, come di recente a Lecce. Ora la sua opera di maggior successo, Gente al mare, verrà esposta in maniera permanente nella casa di tutti i cittadini fanesi, ovvero la residenza comunale, ma non in un angusto e nascosto e poco accessibile spazio, ma in uno dei punti di maggior passaggio del comune, accanto cioè alla porta dell'ufficio del sindaco e dove vengono prese importanti decisioni per l'intera comunità, la sala della giunta, entrando nella quale gli assessori dovranno necessariamente passare ed osservare l'opera di Matteo, che sia così di ispirazione per decisioni che siano rappresentative ed inclusive per tutti i cittadini fanesi. E questo atto così nobile da parte del sindaco, vice sindaco e dell'assessore Marina Maresi a noi ci inorgoglisce tantissimo e ci fa pensare a quanto sia importante l'inclusione sociale. Ecco, nel momento in cui viene appeso il quadro di un ragazzo che presenta diverse abilità, questo mostra che nostro figlio è incluso nella società. E proprio chi ora riveste l'incarico di assessore prima lo ha avuto come studente, apprezzandone la profondità d'animo ed il talento artistico. Ricordo che sarà rinverdito così ogni volta che passerà proprio davanti al suo quadro, donato questa mattina dallo stesso autore assieme alla famiglia e dai suoi amici in una cerimonia ufficiale in comune. Un uomo impeccabile, un lungo riservato che ha sempre lavorato durante le lezioni, la passione ovviamente è il disegno, la pittura, e una scuola che è anche pratica, creativa, come dicevo, artistico, si è prestata bene per Matteo come percorso. Il lavoro straordinario degli insegnanti di sostegno lo ha sempre fatto trovare a suo agio e ci ha dato molto a noi come insegnanti, perché ci sentiamo dei privilegiati quando intercettiamo questi ragazzi speciali.